Amici di Hardware Upgrade, siamo qui a Roma all'evento Asus. Asus ha scelto una cornice decisamente spettacolare qui alla Nuvola, ideata e creata da Fuxas. In questo caso la presentazione è quella della nuova serie Zenfone 4 e in questo caso abbiamo il nuovo Selfie Pro, un telefono decisamente importante perché monta due sensori per il selfie, un primato sicuramente importante per quanto riguarda Asus, ma vediamo insieme il telefono. In questo caso quindi Selfie Pro Zenfone 4, Selfie Pro è un telefono con 5.5 pollici per quanto riguarda il display, è un AMOLED e infatti la qualità si vede subito. Esteticamente abbiamo un telefono assolutamente minimale, molto sottile, con un frame completamente in alluminio. In questo caso abbiamo una doppia SIM e in più anche l'espansione della memoria con micro SD, quindi sicuramente un aspetto importante. Dall'altro lato accensione, spegnimento e bilanciere del volume. Al di sotto quindi micro USB e altoparlante con jack per le cuffie. La caratteristica principale è sicuramente il doppio sensore, un 24 megapixel che permetterà sicuramente dei selfie di qualità ma soprattutto molto molto luminosi, e di qua abbiamo un 8 megapixel con 120 gradi di ampiezza e quindi permetterà comunque delle riprese grandangolari. Per il resto abbiamo al posteriore una fotocamera da 16 megapixel e anche qui qualità importanti perché riuscirà a riprendere comunque video in 4K, cosa che non vi ho detto, anche le due fotocamere anteriori riusciranno a recuperare, sicuramente a registrare video fino a 4K. Zenwi 4.0, assolutamente non troppo modificata da Asus, Android 7.0 Nougat, e ricordiamoci per quanto riguarda il processore uno Snapdragon 625 con 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, e per il resto nulla, non aspettiamo altro che provarlo per vedere come funziona. Continuiamo con la famiglia dei selfie, in questo caso lo Zenfone 4 Selfie, non Pro, e la differenza è sostanzialmente nei sensori frontali. Abbiamo qui due sensori, uno da 20 megapixel e l'altro da 8 megapixel, comunque il secondario è sempre un grandangolare, quindi con ampiezza a 120 gradi, quindi comunque selfie assolutamente di qualità ma soprattutto molto molto ampi. Al posteriore abbiamo comunque una fotocamera da 16 megapixel che permette però, attenzione, video solo in Full HD a 30 frame al secondo. Perché? Perché il processore al suo interno è un Snapdragon 430, quindi abbiamo comunque una potenza inferiore rispetto al Selfie Pro, che chiaramente si traduce anche in queste situazioni. Per il resto il telefono rimane sostanzialmente invariato a livello estetico, perché comunque è completamente rivestito in alluminio, ha uno spessore davvero esiguo, qui abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento, il bilanciere del volume, anche di qua abbiamo lo slot per la doppia SIM e chiaramente per l'espansione di memoria con micro SD, sensore di impronte digitali molto veloce, hanno dichiarato uno 0,2 secondi per lo sblocco, e un display che in questo caso è un IPS da 5.5 pollici Full HD.